California, here we come. 25 cose che forse non sai su D.O.C. Pronti? Via! D.O.C. è stato trasmesso in più di 50 paesi del mondo. Josh Schwartz aveva solo 25 anni quando ha iniziato a scrivere O.C. e ha basato il telefilm sulla propria vita. La serie parla di una famiglia ebrea, i Cohen, che vive in una comunità principalmente protestante. Schwartz era un ragazzino ebreo della East Coast, trasferitosi nella West Coast per l'università. I produttori non volevano utilizzare l'iconica canzone dei Phantom Planet per la sigla. Pensavano infatti che fosse troppo convenzionale, ma poi si decisero ad aggiungere per la premiere dell'episodio pilota. E hanno fatto bene. Peter Gallagher, Kelly Rowan, Benjamin McKenzie, Adam Brody e Rachel Bilson sono gli unici attori ad apparire in tutti e i 92 episodi dello show. Durante la prima stagione, Benjamin McKenzie, Adam Brody, Rachel Bilson e Misha Barton non avevano 16 anni, bensì 25, 24, 22 e 17. Peter Gallagher, alias Sandy Cohen, è stato il primo a essere scritturato nel cast dello show. Adam Brody ha rischiato di non avere la parte di Seth. Infatti si è presentato ai provini senza aver imparato le battute, indisponendo non poco i produttori. Seth doveva essere il tipico ragazzo ricco americano. Poi invece si cambiò idea e si decise di farne un emarginato. Quando Benjamin McKenzie fu scritturato per la parte di Ryan, stava lavorando come telemarketer. Adam Brody invece, prima del personaggio di Seth Cohen, lavorava in un blockbuster. Le due finaliste per il ruolo di Marissa erano Misha Barton e Olivia Wilde. Gli sceneggiatori però pensavano che Olivia avesse un carattere troppo forte per interpretare Marissa, che è leggermente emotiva e instabile. Così le diedero la parte della ribelle Alex. Rachel Bilson in origine doveva essere solamente una guest star, ma il ruolo di Summer divenne così importante che alla fine diventò un personaggio fisso. Chris Pratt ha recitato nella serie in un piccolo ruolo. Quale? Scopritelo. Kelly Rowan ha solamente 14 anni in più di Adam Brody. Inizialmente, nei pensieri degli sceneggiatori, Ryan doveva essere il figlio illegittimo di Sandy Cohen. Ci sono stati dei momenti nei quali gli sceneggiatori hanno pensato di far innamorare Ryan ed Anna, Luke e Summer, e Seth e Marissa. Rachel Bilson ed Adam Brody sono stati insieme per tutta la durata di produzione della serie. La famosissima frase che Luke dice a Ryan, "Welcome to the OC, bitch", benvenuta OC, stronzetto, non era prevista nel copione. In una puntata della prima stagione, Seth dice che sta vomitando come la ragazza del Sesto Senso. E quella bambina, in quel film, era interpretata da chi? Esatto, da Misha Barton. Adam Brody ha paura delle barche e così nelle scene in cui Seth prende il largo in mare è stato utilizzato uno stuntman. Il personaggio di Sandy Cohen, avvocato di alti valori, ha ispirato addirittura la creazione di una borsa di studio a Berkeley. Josh Schwartz, il creatore della serie, tiene appeso in casa sua il fumetto Atomic County, fumetto creato nella serie da Seth. La piscina dei Cohen è profonda solamente 1,20 m e gli attori hanno dovuto girare le scene all'interno di essa in ginocchio. Inoltre il panorama che si vede dalla casetta in piscina non è reale, è solamente un fondale pitturato. Un'ora prima della messa in onda, nonostante fosse un segreto, Misha Barton ha rivelato che Marissa sarebbe morta. Bene ragazzi, allora queste erano 25 cose che forse non sapevate su D.O.C. Io come sempre vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video sempre qui su Fluid Looking Glass, e mi raccomando, ciao a tutti!